Se un numero sempre maggiore di persone iniziasse a difendere le proprie idee, a esprimere le proprie opinioni attraverso gli strumenti che oggi ci fornisce il web, come scrivere un blog, fare qui un video su YouTube, cambierebbe il modo in cui le persone riescono a comprendere le questioni pubbliche. È facile commettere errori quando tutto rimane nella nostra testa. È più difficile, invece, quando il prodotto dei nostri pensieri viene sottoposto alle critiche altrui. Naturalmente è difficile incontrare qualcuno che ammetta di aver fatto un errore, ma è ancora più raro che qualcuno possa ignorare il proprio errore una volta che questo è stato dimostrato. Insomma, cagnacci, l'atto di mettere per iscritto in video le proprie idee e le proprie critiche migliora sicuramente la democrazia. Ok, non lo faccio più, non ci proverò più. Ho tentato di fare un montaggio. Tentato è veramente una parola ottimistica per quello che ho fatto. Però perché l'ho fatto? Perché volevo dare coerenza al discorso di questo bellissimo libro, Cultura Libera, che mi ha consigliato la grandissima Tutto su YouTube. Anna, grazie per avermi consigliato questo libro di Lawrence Lessig, che è un avvocato americano, che è stupendo, parla di tantissime cose. Io vi ho voluto citare questa cosa. Allora, perché ritengo che internet abbia delle grandissime potenzialità e dei grandissimi meriti. È vero, internet ha dei pericoli, soprattutto per i minori che non sono controllati dai genitori o da quelli che dovrebbero controllarli. Però è altrettanto vero che ci offre tantissime opportunità. Un altro, diciamo, questo è un contrappeso, le opportunità che ci dà internet rispetto ai suoi pericoli e rispetto ai suoi estremismi, spesso che derivano dal fatto dell'anonimato, dalla distanza che noi crediamo di avere dal mondo reale, con quello virtuale, solo perché ci troviamo dietro uno schermo di computer e non di fronte alle persone. Ecco, il dibattito pubblico rappresenta il motivo per cui internet deve esistere e i suoi mezzi devono essere forti e utilizzati. Si può usare un blog, si può usare un video, ma si può usare lo scritto sui social network e attraverso questi partecipare, come stavo dicendo, a un dibattito pubblico. Perché il dibattito pubblico su una cosa serve? Perché si aprono discussioni, le persone possono farsi una loro opinione sulle cose. Nel mondo reale questo non è possibile con i comuni mezzi di comunicazione. Pensate a quando internet non c'era, due politici si confrontavano in TV, quello era il dibattito pubblico, poi la gente magari ne poteva discutere a un bar, ne poteva discutere con gli amici, con i parenti, però non aveva a disposizione un così grande contraddittorio, cioè ogni essere umano su questo pianeta con internet può essere il tuo contraddittorio, quello che approfondisce il tuo punto di vista. Lo ritengo una cosa incredibile, mentre una volta non era così. Anche quando c'è un dibattito pubblico c'è la necessità di essere innanzitutto tutti in uno stesso luogo e spesso il rapporto non è così paritario, nel senso se si confrontano due politici in un auditorium si confronteranno loro e ci sarà forse qualche domanda del pubblico, ma è una cosa che inizia e finisce in quel luogo e in quel tempo. La questione non si prolunga, non c'è una possibilità di poter andare a ribattere un'altra volta magari il politico o qualcuno che ha fatto una domanda su cui noi non siamo d'accordo perché voleva cercare di far capire una cosa. Ecco, internet offre un dibattito prolungato senza bisogno, o alternato, diciamo nel tempo, non c'è bisogno di continuità, di stare nello stesso tempo e nello stesso luogo in un posto. Questo dibattito può essere fatto da tutti, in qualsiasi luogo virtuale, si partecipa, si possono far crescere opinioni nei confronti delle persone. E una volta fatto questo discorso qui, dove parlo in generale, voglio venire nello specifico qui su YouTube, la piattaforma dove vivo. Dovete sapere, se non lo sapeste già ed è sbagliato, che nei giorni scorsi, a seguito di un mio video, si è aperto un bellissimo, amplissimo dibattito su YouTube. Penso di avere un merito, di aver dato vita al più grosso dibattito pubblico aperto qui sulla piattaforma di YouTube. No, ragazzi, sono semplicemente grandissimo. Non chiedetemi di essere umile. L'altro giorno qualcuno mi ha scritto, fatti un bagno di umiltà, mi ci vorrebbe un autolavaggio. È così, punto, e basta. Allora, perché dico che si è aperto questo dibattito pubblico? Se volete, allora, si è aperta una questione sui feed. Chi lo sa bene, altrimenti troverà tutti i video qui sotto, tutti quanti i blog. Hanno partecipato a questo dibattito pubblico ragazzi giovanissimi come Pandemion e Simone Tarca. Hanno partecipato grandissimi blogger come Sommo Buta, uno dei più grossi blog della rete. Hanno partecipato con le pagine Facebook tantissimi persone, sempre argomentando e quindi dando vita a un vero fermento sulla cosa, dove ognuno ha potuto dare la sua opinione. Chi ascoltava l'opinione non solo ha potuto interpellare, discordare, confutare le opinioni di chi le metteva in video o per iscritto,
ma ha potuto rispondere a sua volta attraverso i commenti, attraverso Facebook. Insomma, è stato veramente una cosa pazzesca. Sono veramente, è forse il momento di maggior orgoglio che ho avuto qui su YouTube, quello di aver dato vita a un dibattito. Purtroppo il protagonista principale di questo dibattito non ha partecipato, e questo, di questo me ne dispiace davvero, perché secondo me non bisogna aver paura di dire la propria opinione, come vi ho detto. Esprimere la propria opinione, esprimere le proprie idee, serve a creare democrazia. Che sia democrazia della società o una democrazia più piccola, in un microcosmo come quello di YouTube, non importa. Ecco, ovviamente... Ah, scusate, ho dimenticato di citare un blog che ha partecipato a questo dibattito pubblico. Ed è quello del Tizio Qualunque. Io voglio fare i complimenti al Tizio Qualunque perché è riuscito a fare un discorso partecipando al dibattito pubblico senza paura di far nomi, essendo molto chiaro. E quando si è così, quando si fanno nomi, quando ci è chiarezza, non si crea polemica, ma discussione. Discussione che viene inserita in una discussione più grande. Questo è partecipare. Questo è partecipare. Certo, ha cercato di confutare quello che io sostenevo, però poi il tizio, poi al tizio gli scrivo un blog. Ecco, purtroppo, ecco, mi dispiace dirlo che il protagonista principale non abbia voluto partecipare e che abbia preferito mettere tra i preferiti un tweet di uno youtuber che, come al solito, ha perso l'occasione per dire per una volta una cosa intelligente, cioè Matioski, un altro youtuber. Sapete cosa mi dà fastidio? Quando qualcuno non vuole partecipare a un dibattito pubblico, non lo faccia e basta. Non scriva tweet del calibro "ci sono persone definite eroi", riferendosi a me Bonetti a seguito di un video di Boban Pesov, "io invece prenderei un fucile e gli sparerei nel culo". Ora, non è il problema l'esagerazione del linguaggio. A questa cosa, ragazzi, a questo tweet, ho risposto perfettamente sulla mia pagina Facebook. Ho pubblicato un video esclusivo per la mia pagina Facebook, io ve lo metto qui sotto se volete sentire l'argomentazione totale tombale, ciao sommo. Se invece non volete, finisco a dirlo qui. Mi dispiace quando invece, quando persone così importanti, perché hanno un grosso bacino di utenza, potrebbero dare il loro contributo, coinvolgere ancora più persone nella discussione, la buttano in una caciara molto volgare e con un linguaggio, per carità, può essere ironico, a me non piace l'ironia fatta di un linguaggio così, però ovviamente non perché sono io, tutti devono pensare allo stesso modo, però mi dispiace proprio il fatto che non si sia creato un dibattito. E quando io, Toby, il diretto interessato, vede tutto questo dibattito intorno a lui e l'unica cosa che è capace di fare è mettere tra i preferiti un prendere il fucile e gli sparerei tra le chiappe, ringrazio io, Toby, per aver partecipato a questa cosa. Però non gliene faccio una colpa, magari vive con il complesso del dar visibilità a qualcuno, e quindi io con grande faccio un applauso davvero al Tizio Qualunque, che nel suo blog non ha avuto timore di far nomi. Anche Frafrog sulla sua pagina pubblica ha scritto un posticino. Frafrog, sei una ragazza che stimo, che fai una cosa positiva sicuramente su YouTube, ma quando tu accusi gli altri di smerdare idee altrui per apparire belle agli altri, senza fare nomi, stai creando una polemica, non stai facendo una discussione. Quando si è chiari, quando ci sono argomentazioni, c'è discussione. Quando ci sono frecciatine, quando ci sono allusioni, si crea polemica. Il web non ha bisogno di polemiche, o almeno non di polemiche sterili. Se uno vuole avanzare una polemica, che lo faccia bene, che apra un dibattito, che sia chiaro a chi è rivolto e che siano chiare le ragioni. Scusate, io vi chiedo scusa se ho voluto iniziare parlando, qualcuno poteva forse abbandonare questo video un po' prima di 10 minuti probabilmente, però ci tenevo ad andare dal generale allo specifico, proprio perché ritengo che chi mi segue qui su YouTube debba a partecipare a un dibattito e sapere chi vi ha partecipato e chi invece si è tirato indietro, e deve capire che quello che io faccio lo faccio, attenzione, certamente, senza ombra di dubbio, sono serissimo quando dico che lo faccio per le visualizzazioni. Non dubitiate mai che io non faccio un video per quello. A volte ne faccio qualcuno consapevole del fatto che non le farò, ma generalmente lo faccio per le visualizzazioni. Signori, però voglio farvi ragionare. Non esiste uno youtuber al mondo che non faccia quello che fa per essere visto. Non esiste. Il problema è un altro. Cosa c'è dietro la visualizzazione?
Io voglio aprire un dibattito pubblico, io vorrei che 20 milioni di persone vedessero questo video, che 50 milioni vedessero quello dietro. Il problema è che ovviamente non può essere così, ma l'obiettivo deve essere comunicare a più persone possibili qualcosa, non fare un video semplicemente perché io voglio diventare popolare. Ormai sto leggendo questa cosa un po' ovunque, retaggio di Daniele Doesn't Matter, probabilmente amico di Matioski, guarda caso, ma non fa niente. Questo video voleva chiudere un ciclo che si è aperto 2 giorni fa a causa dei miei video, e ripeto, sono soddisfattissimo, e ringrazio tutti voi che avete partecipato. Vi ricordo che se volete vedere tutta la questione che ho raccontato e magari siete curiosi, non ho capito bene cosa dice, sapete, non ho potuto specificare perché in questi giorni ne ho parlato veramente tanto, qui sotto, se state guardando questo video da Facebook, dovete entrare dentro il video di YouTube e sotto c'è una descrizione dove ci sono link e cose, troverete tutti quelli che hanno partecipato e il mio video di risposta specifica a Matioski, che è esclusiva per la mia pagina Facebook. Ciao a tutti cani e grazie.